Ma come assoni, sballa il filo, guarda come va forte. Dai, andiamo a vedere se Caporrano ce l'hanno. Andiamo. La regia. La prima vittoria casalinga di mister Renato Buso arriva per il Gavorrano in coincidenza con la sfida contro il Celano, fanalino di coda del girone. Si gioca al Malzervisi Matteini di fronte a 170 spettatori discretamente infreddoliti. I maremmani scendono in campo con l'ormai collaudato 4-2-3-1, rispondono gli abruzzesi con un 4-3-3. Il Celano comincia bene e già all'ottavo minuto reclama un calcio di rigore. Tutto nasce da una punizione di Marfia deviata di testa dal rapino. La palla incoccia su Dascoli. L'arbitro De Meo di Foggia concede solo un calcio d'angolo. La risposta del Gavorrano al 24esimo, complice una punizione di Pulina da cui scaturisce un tiro centrale bloccato da Liverani. Al 27esimo Giordano Fioretti ha spazio e non ci pensa due volte a tirare. La conclusione del centravanti rossoblu vale l'1-0 del Gavorrano e la 19esima realizzazione personale stagionale per lo stesso Fioretti. Un minuto dopo è ancora Fioretti ad avere l'occasione giusta per il gol del raddoppio, ma questa volta la punta metallifera non riesce nell'intento. Nella parte finale del primo tempo, ammonizioni per gli abruzzesi Funari, Granaiola e Marfia che vanno ad aggiungersi sul libro dei cattivi al rossoblu Pulina. Le squadre vanno dunque al riposo con il Gavorrano avanti per 1-0. Il secondo tempo comincia come era finito il primo. Bianciardi viene ammonito per gioco scorretto, siamo al terzo minuto. Al quarto l'esordiente rossoblu Pucciarelli si produce in una sorta di tiro cross che supera di poco la traversa abruzzese. Al 16esimo ammonizione anche per Rapino, al 19esimo su cross di Pulina colpo di testa azzeccatissimo di Dascoli. Liverani toglie la palla dalla rete e la mette in calcio d'angolo. Sul corner conseguente Nocciolini manca di un soffio l'appuntamento con la sfera e con il gol. Poco prima il Celano aveva frattanto cambiato Marfia con Luzzi. Il raddoppio dei maremmani è comunque nell'aria e lo propizia lo stesso Pulina al 23esimo. Il contatto con Liverani produce al Gavorrano un calcio di rigore e costa al portiere ospite il cartellino giallo. Fioretti va sul dischetto e realizza Gavorrano 2, Celano 0.